Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, amici bentrovati. Ci mettiamo in preghiera e insieme con Gesù entriamo nel cuore del Padre per sentire la sua voce e il suo amore. Ecco, quello che anche lui vuole dirci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Abbiamo visto ieri nel Vangelo che Erode, al sentire tutti questi fatti, che erano poi i 12 che andavano di villaggio in villaggio annunciando il regno di Dio e facendo miracoli, erano anche gli stessi miracoli e gli insegnamenti di Gesù. Ecco, all'udire queste cose, ecco, si faceva delle domande. Ecco, si chiedeva chi è dunque costui? Ecco, in fondo questa domanda, che cos'è? Potremmo tradurla così: sta regnando Dio? O sto regnando io? Se mi fermo soltanto a una conoscenza superficiale, vedo solo che se regna Dio, io ci rimetto, io ci perdo. Ma se ho l'umiltà di conoscere più profondamente, mi rendo conto che il regno di Dio mi porta via, sì, qualcosa, ma soltanto le falsità, le illusioni, gli inganni. E in questa umiltà mi fa conoscere che la mia vera grandezza è di essere figlio amato. Questa sì è una grandezza vera e infinita, ma donata. Ecco, allora oggi nel Vangelo c'è un momento molto particolare, speciale, che potremmo dire lo ritroviamo nella vita di ogni coppia di innamorati, dopo cioè un periodo in cui si sono conosciuti, hanno fatto insieme un'esperienza anche che ha permesso di rivelarsi l'uno all'altro. A un certo punto, cosa fanno questi due che si vogliono bene? Devono capirsi e interrogarsi, ma io con te cosa voglio fare della mia vita? Io rappresento qualcosa per te, conto qualcosa per te e viceversa. Ecco, a un certo punto un rapporto, ecco, deve arrivare a una svolta. O ci si coinvolge completamente fino in fondo, con tutta la vita, o ci si saluta. Ecco, come si dice, amici come prima. Ecco, allora ascoltiamo questo brano che è molto importante, dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto.
Allora domandò loro: Ma voi, chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. E gli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questo Vangelo il momento di dialogo che avviene fra Gesù e i discepoli è preceduto da questo giorno in cui Gesù si trova in un luogo solitario a pregare. Questa sua preghiera significa l'importanza e la preparazione di questo momento. Ecco, c'era questa percezione che doveva essere un momento di decisione, un momento non scontato. Ecco, perché bisogna che ci sia la libertà, ma una libertà anche che sia esercitata nella conoscenza di quello che è l'altro e di quello che è l'altro per me. Ecco, Gesù ha avuto modo di dare questa conoscenza perché ormai è parecchio tempo che parla, insegna, mostra dei segni, addirittura ha coinvolto i discepoli nella stessa missione sua di Gesù. Ecco, a un certo punto, ecco, ha bisogno di sentire che cosa vogliono fare della loro vita in rapporto a Gesù. Ecco, quindi prega veramente con tutto se stesso il Padre perché li aiuti ad avere luce, ad avere libertà, ad avere generosità, ad avere amore. Ecco, ma sempre nel rispetto della loro libertà. Ecco, allora questa domanda che prima, ecco, tocca quello che dicono gli altri, quello che gli altri pensano di Gesù, ma poi si dirige in maniera diretta: ma voi, chi dite che io sia? Ma questo voi significa tu, ciascuno dei discepoli, ciascuno di noi. Chi sono io per te? Conto qualcosa per te? Può essere che della mia vita e della tua nasca qualcosa di unito, di totalmente uno. Ecco, Pietro dà la sua risposta, dice: Tu sei il Cristo di Dio. Non c'è nessun commento, ma sicuramente quello che segue è un'ulteriore, diciamo, rivelazione che Gesù fa perché sia Pietro sia gli altri sappiano che cosa significa coinvolgersi con lui? Devono sapere dove la sua vita sta andando. Perché se lo scelgono, saranno coinvolti fino in fondo anche loro in questa stessa sua vicenda. Ecco allora che Gesù fa il primo annuncio della passione, morte e risurrezione. Ecco, spesso si chiama annuncio della morte e risurrezione o annuncio della passione. No, è annuncio della passione, morte e risurrezione. Ecco perché questa vicenda fatta di sofferenza, grande sofferenza, dice, di rifiuto da parte dei capi, è proprio la via della vera grandezza, perché la grandezza è stare all'ultimo posto. E il fatto che sia la via vincente è proprio testimoniato da questa risurrezione che avviene il terzo giorno dopo l'uccisione. Il terzo giorno cosa vuol dire? Il giorno della
Bilancio. Del bilancio definitivo. Ecco, chi è che alla fine vince veramente? Ecco, il terzo giorno si vedrà. Ecco, allora ci mettiamo proprio in preghiera perché ognuno deve rispondere: chi sono io per te? Vuoi coinvolgerti completamente con la mia vita? È questa, non è un'altra, è questa. Ma sei libero. Nessuno ti costringe, soltanto un atto d'amore potrà unire le nostre vite. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e col tuo spirito. per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.